Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, benvenuti e benvenute in questo nuovo video. Sono vestita, tra un po' dobbiamo riuscire. Non so perché siamo usciti, poi siamo entrati, poi siamo di nuovo benvenuti uscire dopo, vabbè, lasciamo perdere. Questo sarà il video su cosa c'è nella mia borsa. E la borsa che sto usando in questo periodo è questa pochettina qui di Tally Whale, beige rosa con questo coniglietto. Si può portare a mano e anche con la tracolla. Voilà. Allora, vi faccio vedere cosa c'è dentro. Vedete? Ci sta poca roba, però mi piace. Ha questo bottoncino che poi si chiude così, vedete? Iniziamo. Fazzoletti, perla. Poi, lo specchietto, questo qua. Dovrei averne un altro anche per le altre borse che ho. Però, soprattutto per il bauletto, però adesso c'ho solo questo. Vedete com'è? Fatto a busta. Con questa fantasia stupenda, un po' maculata, non lo so come si dice, non voglio cercarvi, però ha tanti specchietti. Poi la mia spilla rossa, poi il Baby Lips Intense Care che vi apro, è giallo la mandorla, non so chi ce l'ha, comunque vi faccio vedere, è bianco ed è anche poco brillantinato sulle labbra, ma comunque ha un buon profumo di mandorla. Adesso se riesco lo richiudo. Ah, aspettate. Ok, l'ho preso un po' di mesi fa, ma non l'avevo mai aperto perché avevo ancora quello dei provenzali da finire. Questo braccialetto blu di India Makeup Land con le maglie rosse che ho adesso e gli accessori rossi non va bene, e quindi lo tengo sempre in borsa. Questo lip gloss numero 117 della Kiko, spero metta a fuoco. Ok, 117, abbastanza luminoso. Poi un po' di briciole, non so di cosa, foglie, ma vabbè. La mucchina, questa qui, gel igienizzante mani, è appena iniziata. Il mio telefono, fa le 6 e un quarto, StarTAC, semplice telefono. Poi, qui, prima tasca finita. Nella seconda tasca non metto mai niente di solito, vedete che è piccolina. Poi qua c'è le salviette Fresh and Clean, 1000 usi, 40, ma ce ne sono molte meno, al profumo White Musk, e il mio portafoglio, semplice semplice. Poi qua è finito, qui c'è la taschina dove ci sono le chiavi di casa, vedete? Le tante chiavi che abbiamo noi, voilà. Poi vabbè, c'è scritto Tally Whale, è tutta beige, vedete che c'è scritto Tally Whale, voilà, ok. La borsa è finita, vedete che vuota. Non ho mai provato a metterla, a prenderla solo così, senza la tracolla. Mi piacciono le borse a tracolla. Ho solo questa qui e il bauletto quello lì rosso, però mi piacciono comunque le borse a tracolla. Rimetto tutto dentro, il video è finito. Vi saluto, spero, anche se è stato un video molto veloce, che questo vi sia piaciuto, questo video appunto vi sia piaciuto. Fino purtroppo alle 7:30 non usciremo più perché deve mettersi la specie di scotch sulle verruche, una cosa tutta abbastanza complicata direi, quindi lasciamo che faccia quello che deve fare. Adesso non lo so cosa farò perché sono le 6:15, non c'è niente da fare in casa, io non volevo neanche tornare, ma abbiamo preso un po' di cose, il sale per la lavastoviglie, lo zucchero, il caffè, Alfamila, qui dove abitiamo noi, cioè nel senso nei due paesi vicini a dove abitiamo noi. L'outfit ve l'ho già fatto, non so se farvi il video di quelle poche cose che abbiamo preso, stavo pensando cosa abbiamo preso d'altro, i cerotti per Dino che è alle 7:30, anche se dovrebbe farlo alle 8 per le verruche, diciamo deve fare un trattamento per togliersi le verruche, speriamo che il 26 gli dica che non ci sono più, che non cresceranno più le verruche. Che altro dire, visto morendo di caldo, guarderò un po' di computer, Dino è attaccato alla TV, fino alle 7:30 non usciamo, poi forse andiamo al 45° nord, domani vedremo cosa fare, spero qualcosa di bello, anche se mi ha già detto che non si può spendere tanto, perché poi, vabbè, non voglio spendere tutti i soldi che abbiamo, però una volta che usciamo, che partiamo dal mattino, facciamo un po' di shopping, no? Un po' di compere, sia utili che non utili. Spero, vi farò sapere. Voi cosa fate stasera? Come passate la giornata, la serata? Fatemi sapere. Continuate a seguirmi. Ciao ciao!